Tu hai letto gli ospiti, però dobbiamo dare una notizia in anteprima. Cioè? In uno spettacolo internazionale. Marzullo, sì. La Rai. Speriamo che no, c'è. No, la Rai non voleva che venisse. Sì. Però noi. Perché lui è all'esclusiva. All'esclusiva. Vabbè. Però noi paghiamo le multe, quello che è. Abbiamo fatto che sì, abbiamo fatto sì che. Non so niente. Gigi Marzullo è con noi. Ma no. Gigi! Ma io. Ma no, ma scusa. Vieni. Ma non è vero. È qua con noi, Gigi Marzullo. Gigi! La vita è un sogno, aiutiamolo a vivere. La vita è un sogno. Evitate a viverla. Come? Bene. La vita è un sogno, viverla bene. È caduta dalla linea. È caduta dalla linea. Posso vederlo una? Sì. Scusa, la vita è un sogno. E andate a vederla bene. Gigi, sì. Va bene. Sì, va bene. Ciao, saluto Gigi Marzullo. Ma sai che non me l'aspettavo. L'ho trovato un pochino cambiato, però appena... guarda un po'. Ma guarda, vedi. Oddio mio! Ma questo è un incontro. Oddio mio! Che sorpresa! Oddio mio! Il mago Forest, Michele. Il direttore, vice direttore di Novella Bella. A proposito di Novella Bella, stasera sarà con noi anche il mago Forest. Alla prossima settimana la copertina di questa settimana è dedicata a Fabio. Chi è, chi è questo vecchio? Novella Bella. La prossima settimana si pronuncia la puntata movimentata. La copertina la dedichiamo a Mr. Forest. Sarei onorato, ma non è che dici a tutte così. Fagli due foto. Non è che dici a tutte così. Perché lui è il fotografo di Novella Bella. Fagli le foto. Ma perché fotografa i piedi? Fagli le foto. Ti posso fare un'intervista? Posso chiedere una cosa prima a lui? Il tavolo non puoi anticipare. Parlo prima, fai le interviste dopo il tavolo prima avevo una cosa Ma tu devi fare anche altro dobbiamo fare altro. Quello che vuoi. Allora, io volevo fare un'intervista. Io voglio sapere una cosa su il coniglio. Aspetta, vediamo. È fissato col coniglio. Ma che? Dov'è il coniglio? È fissato. No. Dov'è? No. Non c'è nessun Dov'è? Coniglio. Un mago senza coniglio. Non c'è nessun coniglio. Io voglio approfittare per fare l'intervista Mr. Forest. Sediamo qui. Ragazzi, posso far accomodare? Cioè, No, tu ti devi sedere. Tu ti sei intervistato. Io stavo facendo, guarda, siccome ho dimenticato di giocare, mi sto facendo le carte ad una a mano con i pennarelli. Questo non si è mai visto. Vedi, per esempio, questa è un'anteprima. Sì. Allora, cioè, tu ti fai i giochi da solo. No, ho dimenticato una cosa e allora guarda, ho fatto la busta con la previsione per stasera. E poi ho fatto, visto che gli all'asso di picche, tutto fatto a mano, come le cose di una volta. Ecco, questo è quello che succede davvero sempre nel dietro le quinte di Che Tempo Che Fa, in questi 20 anni, questo è il 21esimo. Quello che succede è che noi prima per matematica, perché ho detto 21esimo, 21. Perché dopo il 20 c'è il 21. No, quello che noi facciamo di solito prima di andare in onda è questo, di salutarci, fare un po' gli scemi. Allora. No. Poi c'è anche acqua, c'è un problema, troppa acqua, vabbè, basta, io l'ho detto. Troppa acqua nei camerini. Però c'è una rubrica che si chiama 7 domande. Io posso ascoltare? Siediti. No, sto in piedi. Ma non c'è la sede. Vieni in braccio, Fabio. No, vieni in braccio. Allora, 7 domande a Mr. Forest. La rubrica si chiama così. 7 domande a Mr. Forest. Ma anche se c'è un altro. Anche se intervistiamo Giovanotti. Si chiama. La rubrica è 7 domande a Mr. Forest. Cioè, anche se intervistiamo Lorenzo, che ci sta guardando. 7 domande a Mr. Forest. Ho dato la liberatoria. Può usare il mio cognome e la mia immagine. Abbiamo scelto 7 perché 7, diciamo, è il numero perfetto. Dovevi fare 9, però. Dovevi fare 9. Essendo sul 9 la prossima settimana. Ma no, 9 domande. Aggiungi due domande adesso. Scusa. No, aggiungine due. Però il numero diciamo perfetto è il 7. No. I 7 samurai. No, le 7 fatiche di Ercole. I 7 comandamenti. No, sono 10. Ne voglio 3. Le 7 sataniche. Le 7 sataniche. No, se telefonando. Ma se telefonato non è. Allora, i 7 re di Roma. I 7 nani. Sette nani, Eolo, Pignolo, non li sa nessuno, perché quella è una maledizione, Eufrasio. Vabbè, allora vediamo le domande per allora, prima dei domanda. Fiumi, quelle sono dei fiumi. Prima domanda. Che domande bel, facili. Che belva sei? Che belva sono. Questa questa non è tua, però. L'hai copiata. Vabbè, prima domanda. Sì. Mr. Forest è un nome d'arte. Sì. Forest, perché il tuo vero cognome è Foresta. Foresta, Mister
sta per mistero. Mister, il mistero della foresta. Hai molto... oh, mister significa, per internazionalizzare il mio nome, mister, ho fatto mister, significa signor. In Inghilterra significa certo, signor, sì. Miss, no, signorina, mister, signor. Ma perché là uno va in Inghilterra e diventa mister. Cioè, allora, conviene andare. Però ho capito una cosa, Nino. Siccome lui ha detto che per internazionalizzare noi, ma che tu sei mai, hai mai fatto spettacoli all'estero? Cioè, no, però lavoravo nei night club e lì è meglio se sei un po' più esoterico, misterioso. Seconda domanda. Che è uguale alla prima. Non ti preoccupare, rispondi alla domanda. È uguale alla prima. Mr. Forrest è un nome d'arte. Forrest perché il tuo vero cognome è Foresta. Ma è uguale. E Mister sta per Mister. È perché è uguale. Ma no, un errore di stampa. Caro mago, vero che tu volevi smettere di fare il mago perché sono troppi maghi? Mago Silvan, Mago Arthur, Magalli, Mago Jackson, mago. Non vuoi fare più il mago. Però sappiamo che tu sai molti poteri extrasessuali, no, poteri extrasensoriali. Alle 3, alle 4. Tranne il coniglio, fa qualsiasi gioco. Numero 4. 4. Per un, il tuo nome è Michele. Sì. Per un periodo Tasampa. Eh? Per un periodo da. No, ho appoggiato la pizza qua, non si legge bene. Allora, rispondi. Per un periodo Tasampa. Sapere almeno che pizza era, così almeno uno dalla macchia può decodificare. Otto stagioni. Domanda numero 4. Il tuo nome è Michele. Ma sì. Sempre uguale, ricominci sempre allo stesso modo. Sono numeri, Sono numeri, però. Allora, domanda numero 5, dai. Michele... O tu ti chiami Michele o si legge Michele o Michel? Michele. Nella vita Michele. Hai più vinto o hai più grattato? Posso dire una cosa però, questa, senso, io sono un grande ammiratore, questa te l'ho sentita fare un sacco di volte. Hai più vinto e più grattato. Questa la faccio sempre. Sempre. Del resto, sai, se Bobby solo fa un concerto. Cioè, non è che cambia canzone. Lacrima sul viso la deve... Certo. Questa battuta. È la tua hit, Fa ridere che c'è il camera, perché qui abbiamo una squadra, sono tutti gentili, che sta ridendo e si sta muovendo tutta. No, però per fortuna... Michele, tu sei nato in Sicilia. Sì. E dicono che voi siciliani. Noi siciliani. Siete gente simpatica, vi piace la buona musica, il mare, tutto verde. Sì. Domanda numero 6. Ma questa dove era? La domanda è quella. Vai a cercare. Tra poco uscirà al cinema il tuo nuovo film di Natale, improvvisamente a Natale mi sposo. No, non è io partecipo al film, anche tu. Ti hanno richiamato. C'è Diego Badantuono e Caro Alaro. Ma quello dell'anno scorso era bellissimo, era molto divertente. Il seguito. Uscirà al cinema il 16, anche tu, allora. 16 novembre, non lo diciamo se non diciamo. Allora è fatto apposta, no? È lui l'ospite. Sono io. È vero che sul set c'era anche Caro Alaro. Sì. E quando chiamavano Caro Alaro, tutti si fermavano. Il regista diceva una Alaro. E tutti si fermavano, vero? Certo. È vero? Sì. Diciamo sì. Una domanda te la fa Fabio. Questa. Fabio, vieni in braccio. No, penso che vieni vestito così stasera. No, mi stavo cambiando, siete arrivati mentre stavo preparando l'esperimento di questa sera. Coi penarelli. Ma io vedo un cappello là. Io voglio sperare che ci sia il coniglio. La domanda non gliela fai. Il coniglio. No, nessun coniglio. Fai apparire questo coniglio. Dai, che per essere modesto. È fissato. Facci un gioco. Se sei un mago, devi fare apparire. Non so, fai un gioco. Magari nell'armadio. No, faccio una cosa, posso fare sparire il cestino dei tramezzini. Ci vuole però un tre quarti d'ora piano. Avete tempo? Domanda numero 3. Qui all'armadio, chissà che sai che nell'armadio i maghi. C'è uno scheletro? Non c'è lo scheletro. Posso fare una domanda che caro Forrest, è vero che l'idea di fare il mago ti è venuta quando hai invitato per la prima volta a cena una ragazza e lei ti ha risposto: vedi di sparire. È vero? Ma come fai a sapere tutte ste cose? Tu c'hai la redazione Una domanda te la vuole fare anche Gigi Marzullo. Fate bene Gigi Marzullo. Gigi Marzullo. Così sai che non me l'aspettavo questa cosa di Marzullo. La prossima settimana
Il fotografo, vuoi fare le foto? No, no, ecco Marzullo. Gigi. Ecco, stai pure da lì. Stai lì. È un Gigi Marzullo di Tim Burton. Vuoi fare una domanda? Vuoi fare una domanda al Mago Forest? Mago Forest. Mister Forest. Sì. La vita. La vita, Gigi, cos'è per lei? Faccia una risposta. No, Gigi, hai fatto confusione due cose diverse. Una domanda e si dia una risposta. Bravo, cos'è per lei la vita? Se devo farmela io la domanda, mi faccio la domanda. Allora, qual è la capitale della Spagna? Bravo. Madrid. Va bene come... Quasi sì e no. Però è uguale, è uguale. Va bene, andiamo Gigi. Salutiamo. Ci vediamo al tavolo, Gigi. Salutiamo Michele. Salutiamo sicuro Michele. Che non puoi fare prima il tavolo no, e poi... No, è sicuro. Vediamo ancora. Grazie. Oh, la copertina voglio, adesso l'ho detto, la foto in copertina. La settimana prossima. Grazie Fabio, torni ci vediamo dopo. Vediamo, se mi inviti torno, se non mi inviti... Vediamo ancora i camerini. Qua c'è il... Guardate, qui non si può entrare, ma questo è il camerino di Luciana Littizzetto. Non si può entrare perché ancora Luciana non c'è. Però guardate il camerino di... Visto, non c'è Luciana. C'è, è arrivata. È spiritosissima. Invece questo... vediamo qua questo camerino. Sei molto più alta dopo l'estate. Ecco, sì, andiamo. Questo chi è? Muzio Scevola. No, ma non c'è Muzio Scevola. Sì, c'è Muzio Scevola. E il Bisosia. Che è il Bisosia? Si chiama Angelo Gennari. Chi è il Bisosia? Angelo Gennari sarà ospite. Ma chi è? Al tavolo. È un Bisosia. Lui praticamente è il sosia. Dritto così, il sosia di Renato Pozzetto. Si gira così e il sosia di Alessandro Gasman, quindi è un bisogno. Adesso dove vogliamo andare? No, andiamo, guarda, tanto guarda, fuori, guarda, c'è tutto, tutti i nostri amici, il gruppo dirigente del 9, sono venuti tutti a vederci. Che fanno? Scappano? No, scappano, adesso arriviamo qua, scappano, ma io invece volevo stare qua. Andiamo in sala trucco. Ah, dai, andiamo in sala trucco. Vediamo se possiamo collegarci con la sala trucco. Ecco, guarda, questa è la sala trucco. Filippa! Filippa! Oh, stiamo scattando. Gigi, Filippa, allora hai un microfono? No. Certo. Ciao! Guarda com'è bella! Ma grazie! Sono 4 mesi che mi stanno truccando, pronta finalmente. Ma hai fatto vacanze tutta l'estate in giro per... Sì, adesso c'è... mi devi fare il ritratto per la copertina, Gigi, sono qua. Cioè, chi avete mandato? Gigi? Effettivamente non va, va bene. Chi c'è? È già arrivato qualcun altro, Filippa? Qui sono da sola per il momento. Da sola per il momento, però arriveranno gli altri ospiti. Stanno arrivando qua nel corridoio, c'è fermento. Aspettiamo Liliana Segre, Ornella Vanoni. È arrivata Ornella Vanoni. Stasia e Colors, avremo Andriy Shevchenko, parleremo con Michele Serra, poi abbiamo già visto Massimo Giannini, Giovanni Floris, Fiorenza Sarzanini, ci collegheremo con Israele dove c'è David Grossman per noi. E ci collegheremo anche con altri inviati in giro per il mondo, abbiamo il professor Burioni e poi a un tavolo pazzesco questa sera, oltre a Nino Frassica, il Mago Forest, la Jalapas Band, Leonardo Fabri che ha vinto la medaglia d'argento nel lancio del peso. Mi dispiace. Ma che è una cosa buona? È buonissimo. Allora sono contento. Simona Ventura, Francesco Paolo Antoni, la signora Coriandoli, Mara Maionchi, Lapo Elkan. Cioè tutti. Lapo Elkan. Stasera. Carne osso. Ossa. Qui manca un minuto e mezzo all'inizio di Che tempo che fa. Io volevo farvi vedere ancora una cosa. Perché dietro questa porta. C'è lo studio. Non so se si può vedere. C'è qui dietro. Vedete? Qua dietro. Vedete tutto buio, però vi assicuro che questa è la scala che abbiamo noi fatto vedere lo studio. Non lo faccio vedere lo studio. Io non so se da qui adesso non c'è luce, quindi non si può vedere. Ma passando da qua, guarda, vieni. Non entriamo in studio, però guarda, vediamo, qui c'è un po' di luce, forse si vede qualcosa? Questo è il retropalco. Là c'è il pubblico, spero. Speriamo ci sia il pubblico. Guardate, da questo momento qua noi entriamo e tra pochissimo sveleremo lo studio. Che tempo che fa? Anno 21esimo. Prima puntata sul 9. Come hai trovato questo inizio sul 9? Molto bene. Che differenza c'è fra il 9 e il 3? Nessuna. 6.
Sì, differenza di sempre. Beh, che però è una differenza. Vediamo molto. Se c'è il pubblico. C'è. Ci sono. C'è. Allora c'è tutto. Possiamo cominciare? Possiamo cominciare. Allora, quanto manca? Facciamo diamo, il countdown. Diamo la linea, allora. Diamo la linea alla pubblicità e subito dopo la pubblicità andiamo a cominciare. Che tempo che fa? Verifichiamo se ci sono i pesci. Questo ancora non si sa. Vediamo. Nino Frassica. Fabio Fazio. A tra poco.